progetto Erasmus Plus Betpus, percorsi di apprendimento sul lavoro per favorire l'occupazione giovanile, l'esperienza italiana e tedesca a confronto. Ben ritrovati al nuovo appuntamento con Focus Lavoro, l'informazione sindacale a cura della CISL Marche. In studio Cinzia Castignani, in questa puntata speciale progetto Erasmus Plus Betbus promosso da IAL Marche. Ad Ancona l'esperienza italiana e tedesca a confronto. Mi chiamo Marcello Veglia, ho 23 anni, vivo a Berlino e sono studente a Berlino in quella sistema duale in Germania per economia. Marcello Veglia, 23 anni, padre italiano e madre tedesca, vive a Berlino e racconta come funziona il sistema duale in Germania. Mentre studia economia, lavora presso una compagnia di infrastrutture tedesca con prospettive di assunzione a fine percorso. E da noi funziona così che siamo sempre 2 settimane nell'azienda, in diversi dipartimenti, e loro ci fanno imparare come funziona. Siamo 1 settimana a scuola, abbiamo un stipendio che va sempre un po' più alto in questi 3 anni. Ad Ancona Marcello racconta la sua esperienza nell'ambito del progetto Erasmus Plus Betbus promosso da IAL Marche in partenariato con la Regione, la Camera di Commercio di Brandeburgo, quella delle Marche, le imprese locali, tra cui la Iguzzini Illuminazione, le associazioni di categoria, la CISL e le scuole. Parliamo di ragazzi inseriti in una classe, ragazzi che sono a rischio di dispersione scolastica, purtroppo ragazzi a tutti gli effetti in dropout, che sono stati reinseriti in un percorso professionale altamente specializzato per quanto riguarda la parte tecnica, la parte professionalizzante, la parte che li vede coinvolti. Il fare è al centro della formazione nel progetto VET, appunto perché si cerca di sviluppare le competenze tecniche e anche le competenze trasversali che aiutano questi ragazzi nell'inserimento nelle aziende. L'obiettivo è promuovere i percorsi di apprendimento sul lavoro e la cooperazione tra gli attori del sistema per migliorare i percorsi formativi e renderli capaci di creare un'occasione per i ragazzi a rischio di dispersione scolastica. Noi abbiamo, tanto per intenderci, 26.600 circa giovani NEET qui nelle Marche, quindi giovani tra i 15 e i 29 anni che né studiano né lavorano. Ora, il fenomeno dei NEET è un fenomeno molto fluido, sappiamo, no? Mette insieme target e tipologie di giovani molto diversi, però indubbiamente è un elemento di preoccupazione. Questo significa che non sfruttiamo appieno le potenzialità e il talento dei nostri giovani. E su questo chiaramente la responsabilità è diffusa ed è comune. E proprio per questo motivo invece è fondamentale che ci sia un'alleanza tra tutti i soggetti che devono prendere a cuore i giovani della nostra regione. La scuola, quindi il sistema dell'istruzione, quello della formazione professionale, ma anche appunto le aziende, le imprese e anche noi come organizzazioni sindacali, perché sappiamo che il futuro del lavoro di questa regione che ci sta a cuore dipende anche proprio dal futuro dei nostri giovani. Quindi una buona prassi deve poi estendersi e diventare sistema. Un sistema che va a coinvolgere le aziende nella formazione di figure professionali tra le più ricercate dal mercato. Secondo l'ultimo report Excelsior, ad esempio, tra le professioni più difficili da reperire nella Regione Marche ci sono tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione e operai nelle attività metalmeccaniche, l'esperienza di Iguzzini Illuminazione. Portando successivamente i ragazzi in azienda, noi abbiamo continuato il loro percorso formativo e abbiamo forse per la prima volta dato loro una possibilità di sentirsi accolti piuttosto che respinti dal sistema formativo prima e dal sistema delle aziende, dal sistema produttivo poi. Noi ne abbiamo 4 in azienda su 15 di tutta la classe, hanno piano piano appreso l'utilizzo di macchine e di strumenti e hanno potuto maturare una formazione in tutti quei dispositivi di produzione che oggi sono via via più complicati, più complessi anche a causa del forte impatto dell'elettronica, dell'informatica che ormai è un dato acquisito nel mondo della meccanica. In questo modo quindi il ritorno che c'è anche per l'azienda è proprio quello di poter formare delle persone che abbiano le competenze necessarie, direi strettamente necessarie, per poter stare sul mercato. E per questa puntata di Focus Lavoro è tutto. Maggiori approfondimenti sul sito cislemarche.it. Grazie per averci seguito.